uguali. Egregio professore, gradirei contattarla per email per un certo possibile caso di abduction. Mi chiamo tratatratà, abito tratatratà, faccio il chirurgo presso l'ospedale tratatratà. Mia figlia fa uno strano disegno. Volevo sapere da lei cosa ne pensa. Questo è lo strano disegno. Quando gli ho detto, mi mandi il test di autovalutazione, il signore non ha più risposto. Ho trovato lo stesso signore, qualche anno dopo, che riceveva consigli perché aveva scritto una mail sul sito del CICAP, il quale diceva, mi sono rivolto al dottor Maranga che mi ha detto delle cose su mia figlia, eccetera, eccetera. E loro dicevano, no, lasci perdere, è un coglione. I bambini non hanno i modelli mentali che abbiamo noi. Allora, è una cosa molto, molto interessante questa. Il bambino non deve giustificare il fatto che le mele cascano per terra. Il bambino, se vede una mela che casca per aria, va dal babbo e gli dice, babbo, ho visto una mela che cascava per aria. Se il babbo è un professore di fisica, il bambino gli dice, stai zitto perché sennò ti ricovero. Se invece il babbo vede una mela che casca per aria, si gira dall'altra parte e dice, non ho visto nulla. Questo è quello che succede. Quindi, molte volte, i bambini, se presi nel loro habitat naturale, hanno meno regole nel risponderti, nel dirti le cose. Fanno i disegni. Sono gli uffi che mi vengono a prendere durante la notte. Sono gli uffi che mi vengono a prendere durante la notte. Oppure, questo è il drago che mi sogno di notte. Il drago, quello che io chiamo il serpentone. Oppure, questa è la navicella degli uffi. Mi ha detto che si entra da una porticina qui sotto. La bambina, questa è una bambina di 3 anni, ha fatto anche l'ufo nella giusta posizione, cioè piegato. L'ufo si piega perché si crea una coppia di forze, cioè una cosa che gira. E quando lui viene sollecitato in questa direzione, si crea una coppia di forze per cui l'ufo si piega in questa direzione qui. Ma tolto. La bambina lo disegna addirittura spostato. Come peraltro succede a quell'altro ragazzo, il babbo era addotto, io ero nel Centro Ufologico Nazionale allora, avevamo pochi addotti da studiare, e poi me ne sono andato per ovvie ragioni e lavoravo allora con questo professore di chimica del Nord Italia che era stato addotto. E c'aveva il figlio che era nelle stesse condizioni. E allora, poi ho dovuto lasciar perdere perché io sono uscito dal CUN, non so più questa persona che fine ha fatto. So che che era in mano a una certa dottoressa D'Ambrosio. Il bambino piccolo. Un giorno la maestra d'asilo chiama la mamma e gli dice, senta, suo figlio fa dei disegni strani. Tutti neri, sai quando i disegni sono neri, i bimbetti hanno qualcosa. Cosa disegna? Ma disegna degli omini tutti neri, degli omini neri. E allora la mamma cerca di capire questo bambino cosa c'ha. Cosa sono questi? Questi sono i conigli. I conigli, sì, quelli che vengono a prendermi di notte. E giochiamo insieme con i conigli. E da dove passano questi conigli? Passano dalla finestra. Ma la finestra è chiusa, loro ci passano nel mezzo. Vedete nell'ipnosi di stasera che la donna passa e abita a piano terra, c'ha le sbarre alla finestra. Non ha importanza che abbia la finestra aperta o chiusa, ma lei ci passa nel mezzo. E come sono fatti questi conigli? Allora il bambino corre di là, va a prendere un coniglio vero e proprio, che ha di peluche grande così, le orecchie gliele tira dietro, va in camera del babbo, gli mette gli occhiali neri, quelli che sono di moda oggi, così, trovo e dice, questo è il coniglio.
il coniglio viene, noi giochiamo e mi viene a prendere con la casa dei conigli e mi fa lo stesso disegno di quello lì, con un raggio luminoso dove c'è il coniglio tutto nero, piccolino, e il bambino accanto, che entrano in questo raggio luminoso e poi si va su nella casa dei conigli. E nella casa dei conigli ci sono tanti conigli e si vede la terra dall'alto. Mamma, non te lo ricordi, c'eri anche tu l'altra sera nella casa dei conigli? Non me lo ricordo. Ah già, non te lo potevi ricordare, tu dormivi, eri su un lettino, tutta nuda con tanti conigli intorno che ti facevano qualcosa. Cioè, io ve lo dico, possiamo fare finta di niente. Facciamo finta che non è successo nulla. Però ci troviamo di fronte a una serie di testimonianze complicate. Sono i racconti. Però dietro questi racconti comincia a comparire qualche cosa da misurare. La percentuale isotopica degli impianti non torna. Questo strano fenomeno che non ha mai riscontrato nessuno, anche perché nessuno si è mai dato da fare come noi nel lavorare sulle ipnosi regressive. Ah, guardate, vi voglio far vedere un'altra cosa. No, allora, va bene, non te lo dico. Il computer c'è sempre giù di lui. Non te la via. Foto. Allora, vediamo un po' questo qui. Vi voglio far vedere questo. Molto rapidamente, perché è importante capire questa cosa, almeno nella prima mattinata, poi dopo nel pomeriggio il discorso prende un'altra piega. Gli addotti hanno tutti dei fenomeni paranormali, che sono fenomeni eclatanti. Uno è quello della combustione spontanea, ne abbiamo parlato prima. Cosa succede nella combustione spontanea? L'abbiamo ricostruito con una addotta in particolare. L'addotta racconta una scena strana. Tenete presente che la combustione spontanea è nota da epoche incredibili, dal 1700. Queste sono alcune fotografie. Il corpo brucia, ma in realtà ne brucia solamente un pezzo. Vedete qui. La gambetta della signora c'è ancora, e il resto che non c'è più. Oppure... sì, Charles Dickens ci ha scritto un romanzo su questa cosa qui, perché un caso era successo nella cittadina dove lui abitava, e ci ha scritto un raccontino. Helen, poverina, Conway, solo la parte di sotto c'è rimasta. Questi sono altri resti di altri... Così fu. Non ci rimane niente. Mary Lise, 25 grammi di cenere ci sono rimasti. Notate come il resto non è bruciato. Mi telefona un giorno una dotta e mi dice: sa dottore, è successa una cosa strana stanotte, ho sognato. Cosa hai sognato? Ho sognato che venivano due barbe militari, non so, che stavano in camera mia, uno mi ha preso sulle spalle e mi voleva portare fuori e io ho cercato di resistere e a un certo punto questo mi ha fatto dare una ginocchiata sullo stipite della porta, un dolore della Madonna, e poi a un certo punto sono scappati e il sogno è finito. E qual è il problema? Il problema è che io stamattina c'ho un ginocchio gonfio e sullo stipite della porta c'è una macchia di sangue. Oh, dico, ma non è solo questo il problema. Il problema è che quando mi sono svegliata stamattina e sono andata in bagno, il mio cuscino aveva questo problema. Era bruciato, era fuso. Come se un raggio laser ci fosse passato nel mezzo. Dico, ah, interessante. Io siccome collego, cerco di collegare, dico, vabbè, facciamo un'ipnosi e andiamo a vedere che cosa è successo. Passeranno 15 giorni prima di poter fare l'ipnosi, la ragazza nel frattempo mi telefona e mi dice: sai, è successa un'altra cosa, ora sono cominciata a essere preoccupata, stavo studiando in giardino e a un certo punto ho sentito il bisogno di alzarmi, c'era anche la mia mamma, ho sentito il bisogno di alzarmi, mi sono girata e la sedia su cui ero seduta si è fusa.